e poi i due imprenditori dell'anno che ogni anno noi indichiamo alla comunità degli italiani nel mondo come uomini capaci di rappresentare il brand Italia nel mondo. E vorrei che Barbara Chiappini ed Emanuela Gentilin li chiamassero sul palco, a loro andrà il premio Italiani nel mondo, a due realtà che hanno rappresentato con orgoglio l'Italia che vince del Made in Italy nel mondo. Prego. Allora chiamiamo su qui sul palco il General, dove siamo? Aspetta, mi sono persa un attimo. Allora, ecco qua. Ricordiamo che naturalmente Italiani nel mondo ha messo a lavoro i suoi delegati per scegliere tra 330 concorrenti le due aziende che nell'anno 2007 si sono contraddistinte sicuramente per la loro capacità e per la strategia di marketing nel mondo. Allora ritira il premio il General Manager Bernardo Martano. Per trovare il coraggio di uscire dal buio dei colori e lottare finché questo sogno diventi realtà. C'è un po' di confusione. All'altra azienda da premiare si chiama Fresh Up Italia Spa, ritira il premio Giuseppe Porcelli. Ricordiamo che questo è stato nominato la brand dell'anno di Italiani nel mondo, è un'azienda fondata a Napoli che oggi rappresenta la prima multinazionale nel settore dell'oral care. Con filiali in 10 paesi del mondo, in un settore dominato dalle aziende americane, questa è la prima multinazionale a proprietà italiana al 100%. Quindi a loro il nostro applauso. Fresh Up Italia SPA. E ancora. Questa convention è stata organizzata grazie alle strutture tecniche di un gruppo cui è doveroso porgere un caloroso ringraziamento. Si tratta dell'agenzia Top Sport di Antonio Benigni, che è stata...